Cari amici di HTO, questa sera siamo al The Westin Excelsior a Roma, dove fra qualche minuto avrà inizio la seconda edizione del Gran Gala di Moda. Cosa vedremo? Vedremo la moda sfilare, l'alta moda. Vedremo la collezione di Eleonora Altamore, White in Flower. Vedremo dei giovani artisti, uno dei quali poi alla fine verrà premiato per appunto la Gold Fashion Designer 2013. E poi vedremo una stilista tunisina che ci mostrerà anche la sua sfilata, la sua collezione. Cos'altro dirvi? Spero che queste collezioni vi piacciano. L'alta moda qui a Roma inizia stasera. Buona visione a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Da Nino Grazia Bruzia. E da Paola Ricci, ben arrivati fin qui. Benvenuti, cari amici, per questa prima edizione di un calà che ha l'obiettivo primario di creare una vera e propria vetrina per i giovani stilisti. Il tema è Salva l'arte, la tutela dell'arte, della creatività, del Made in Italy, e l'obiettivo attraverso l'associazione Artisticamente Insieme, presieduta da Eleonora Altamore, non è solamente quello di poter presentare creazioni di stilisti che hanno già un peso, che hanno già un nome, ma anche di stilisti alle prime esperienze. E stasera, Anna Paola, cosa accadrà? Stasera vedremo due realtà estremamente interessanti nel panorama della moda italiana. Vedremo l'Accademia del Lusso tramite Massimiliano Giangrossi, che è un suo allievo, nonché docente, e poi vedremo l'Istituto Moda di Palestrina. Si affronteranno in una singolare tenzone queste due realtà della moda, e ci sarà qua una giuria composta, io li chiamo i Fantastici Otto, eccoli, poi vi li presenterò con più calma, che li voterà. Però prima direi dimenticavo il respiro internazionale, giusto Nino? Assolutamente sì, perché poi stasera sul gran finale avremo anche una stilista tunisina, ma ormai italiana di adozione, che presenta una serie di caftani che noi abbiamo già visto, chicchissimi, bellissimi, di grande eco internazionale. Ma adesso, cari amici, partiamo con quella che è la prima delle sfilate, e la proporrà Eleonora Altamore. Io penso che voi tutti la conosciate, perché sono tanti gli amici e le amiche di Eleonora, ma ci tengo a sottolineare come lei sia un'artista attenta al mutamento del costume, ma anche attenta anche alla ricerca di nuovi materiali, di nuovi percorsi, e lo fa attraverso anche l'utilizzo talvolta non solo di abbigliamento tout court, ma di oggetti come la borsa. Lei viene chiamata la signora, la regina quasi delle borse della stampa internazionale, e mi piace ricordare almeno due borse che lei ha creato, che le hanno dato larga importanza a livello internazionale. Una, la Osbag, che è stata dedicata alla regina Elisabetta proprio in occasione del cosiddetto Giubileo di Diamante, quando ha celebrato proprio l'anno scorso i 60 anni, come sapete, di regno. E poi l'altra, la Anita Bag, dedicata invece ai 150 anni dell'Unità d'Italia, e omaggiata da Eleonora proprio alla signora Clio Napolitano. Ma non è finita, perché anche nella moda Eleonora è un nome di peso, ha creato collezioni dedicate o ispirate a temi artistico-culturali rilevanti. Penso ad esempio la Lola e Santuzza, collezione dedicata alla cavalleria rusticana, o ancora altre collezioni dedicate agli Etruschi, agli Uri. Mentre stasera, quale sarà la collezione che vuole dedicare ai suoi amici? Stasera ci richiamo all'epoca dell'Art Deco, all'epoca dell'Art Nouveau e Liberty, in realtà. White and Flower, il bianco come somma di tutti i colori su cui poi si arrampicano queste pietre preziose su delle fini geometrie, fini architetture metalliche, sono glicini, mimose, rose, petunia. Vedrete tutta una serie di fiori, perché il fiore era il simbolo della donna Liberty, che camminava in queste serre. All'epoca c'erano dei grandi giardini, era possibile farlo, orizzando in un portabouquet. E tra l'altro, a proposito di portabouquet, questa che collezione, bella questa cosa del portabouquet, poi questa la vedrete, sì, si chiuderà adesso, la vedrete con un abito da sposa di 7000 perle cucite una per una, con una cloche sempre di perle, col portabouquet. Quindi la borsa, il portabouquet, basta. Eleonora Altamore, White in
direzione di Eleonora Altamore. Lo volete dimostrare con un applauso, che è proprio brava, una bella creativa. Eleonora, complimenti, ma c'è anche una bimba che adesso sta gelosando per il palco libera, come giusto che sia. Ci vuoi dire come ti chiami? Beatrice. Beatrice si chiama, e facciamo un applauso anche a Beatrice, così la come l'ha detto lei. La mascotte, benvenuta Beatrice, questo applauso è per te. E allora, beh, ragazze, grazie, potete prepararvi per le prossime sfilate. Noi restiamo in questo momento insieme ad Eleonora, ma vogliamo anche fare un applauso insieme, vieni qua Roberto, a Roberto Cacace, che ha chiuso la sfilata, che è stato il più bello d'Italia nel 2006, programmato così. E poi però ricordiamo anche che anche lui è un creativo, un designer di borse e non solo. Complimenti a Mr. Cacace, grazie a te, grazie a presto. E allora, beh, e adesso in maniera quasi istituzionale, Eleonora ovviamente vuole in qualche modo leggerci una scheda che ha preparato, relativa anche al motivo che l'ha spinta a poter creare questo progetto e questa manifestazione con l'associazione che lei presiede, che è Artisticamente Insieme. Esatto, allora ho istituito il premio col Fashion Designer a sostegno del progetto Salva l'Arte ed il Made in Italy. È un dovere favorire ed ampliare tutte le attività artistiche e culturali per una crescita umana e civile. Creatività riconosciuta non solo come tributo al sociale, ma soprattutto per l'inserimento dei giovani creativi in un percorso lavorativo dentro il territorio, evitando migrazioni forzate per la disperata ricerca di un lavoro. Lì dove le istituzioni sono carenti e pressoché inesistenti, possiamo unire le nostre risorse intellettuali per non far morire l'arte, ma incentivarla e sostenerla, favorendo sviluppo, lavoro per noi e per le future generazioni. In veste di presidente della Onlus Artisticamente Insieme, il mio obiettivo è quello di poter realizzare un centro altamente specializzato, il Fashion Work Academy, per formazione e lavoro, cooperando in team per la realizzazione di progetti rivolti a grandi e medi brand italiani e stranieri. Grazie a tutti coloro che ci sosterranno, chi volesse aderire e sostenere le nostre ideologie può associarsi alla nostra Onlus. Grazie ancora. Grazie. Un applauso di vero cuore a Eleonora, complimenti per la collezione e per il progetto. Eleonora Altamore, grazie infinite. Let me for beats, y'all.